Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video dove vi farò vedere le cose che ho comprato per il mio compleanno su Shein. Cioè, questo qui è il mio regalo del mio compleanno, che era il 18 agosto ed è arrivato adesso. E quindi, a parte che non mi ricordo cosa ho comprato perché è passato un po' troppo, però il pacco è enorme e ne sono arrivati due, perché non lo so, questo qua non entrava qui, non lo so, cioè, alla fine è un vestito, non so perché non l'hanno messo insieme, però ecco qui. Allora, un attimo che metto i cuscini qua, Grace, perché è un po' bassina. Prova adesso. Ok, un po' pericoloso. Oh, perfetto. Allora, questi sono i pacchi. Sono due, sono, cioè, questo qui è enorme. E adesso li apriamo. Io dico di iniziare da questo piccolino. Comunque, ovviamente, prima di iniziare iscrivetevi al canale, trovate il mio Instagram o qui, in descrizione c'è il mio shop online e ci tengo tantissimo. Grazie. Ok, dai, allora, iniziamo. Iniziamo? Sì. Iniziamo. Comunque, ripeto, questi qua sono, cioè, il mio regalo di compleanno, quindi non mi ricordo se avevo preso qualcosa per Grace, ma penso di no, anche perché, sinceramente, i vestiti per bambini di Shein non mi piacciono. Cioè, il tessuto non mi piace proprio. Grace, guarda. Mentre per i vestiti, per me, cioè, mi piacciono, mi trovo bene. Non sono tutti i vestiti, penso che ce ne siano solo due in totale, però adesso vedremo. Iniziamo con questo, che si sente già che è un vestito. Vediamo un po'. Eccolo, un vestito nero, un secondo che me lo provo. Ok, questo qui è il vestito. Ho lasciato il reggiseno, ma si dovrebbe mettere senza o con qualcosa che non si vede qui. Eccolo qui. Il problema è che è un po' troppo estivo adesso. Soltanto che tutta l'estate che volevo questo vestito e non era mai disponibile perché tutti lo prendevano. E adesso, appena è arrivato disponibile, l'ho preso e vabbè, lo userò la prossima estate. Andiamo adesso al pacco enorme. E non so nemmeno da dove aprirlo. Purtroppo mi è arrivato un po' rotto qui. Spero che non ci sia niente di rotto, perché, come ho detto, non sono vestiti. Ho visto le altre persone che comprano oggetti su Shein e non arrivava con questo, arrivava tipo dentro un cartone. Così no. Non lo so perché a me è arrivato così, vabbè. Comunque, vediamo, apriamolo da qui. Perfetto, già iniziamo malissimo. Si può fare il reso? Penso di sì. Comunque, avevo comprato questo per i capelli e purtroppo mi è arrivato rotto. Delusione. Sì, cioè, era meglio per un pacco con il cartone, non così, perché si rompono le cose, perché ho visto che ci sono tipo delle pedate sopra, l'avranno sicuramente lanciato, quindi spero che questa sia l'unica cosa rotta che c'è. Il mio primo jeans di Shein. E la prima, cioè, ho visto delle recensioni e questo era tipo uno tra i migliori. Alla ragazza stava stra bene, vediamo. Il tessuto, devo dire, me l'aspettavo molto peggio e invece non è male. Quindi adesso me lo provo. Questi sono i jeans. È un casino farveli vedere interi. Mi piacciono. Una vita stra alta come piacciono a me. Penso che prenderò altri jeans su Shein. Questi li ho pagati 20 euro, penso, 20 euro. Poi cosa c'è? Questa messa un po' maluccio, cioè guardate, un po' rotta così. A parte che sembra già stata usata e aperta, non lo so. Intanto Grace sta qui a fare cose con il pacco. Comunque, questa qui è una luce tipo pinza. Pinza, si dice? Per il cellulare, cioè si dovrebbe mettere così, mini ring light, così. Vediamo che pile servono, magari ce l'ho. Ok, ci sono. Vediamo un po'. Siete pronti? Sì. Illumina. Vabbè, adesso siamo tipo tutto, c'è il sole fuori, però questa cosa illumina. Ok, lo proverò su TikTok e poi vi faccio sapere. Poi abbiamo questo, che è praticamente una cinta che non si vede, cioè l'ho vista, la comprano tutti, l'ho comprata anch'io e ve la faccio vedere sui jeans che ho preso, ok?
Questa è la cinta, che non è proprio una cinta vera, è una tipo metà cinta, un elastico. E si dovrebbe mettere qui e qui. Sembra come se non hai una cintura vera e propria. Questo qui è per Grace, ecco. Allora, praticamente sono degli adesivi a forma di strada. E li useremo tipo per fare una pista, per giocare con le macchinine. Tante cose. Sono i parcheggi. E niente, sembrava carino, costava poco. Grace piace tanto giocare con le macchinine. E niente, questo lo proveremo in un video. Ok, poi abbiamo questo che non è rotto, fortunatamente. Ed è stracarino. Guardate che bello. Vediamo, regge la mia montagna di capelli. Carino. Mi piace. Comunque, ovviamente, vi lascio tutti i codici in descrizione. Cioè, vi scrivo il nome così capite e il codice. Così è semplice per voi comprare delle cose che vi piacciono, non lo so. Ci metterò un sacco, quindi per favore un grazie nei commenti ci sta, perché davvero l'ultima volta che avevo comprato meno cose ci ho messo una vita per mettere tutti i codici, perché devo cercare il codice, scriverlo, copiarlo, eccetera. Quindi questa cosa, questa volta che ce ne sono non il doppio, non il triplo, ma lasciate un like almeno, ok? Vabbè, andiamo avanti. Allora, questo è, penso, un maglioncino invernale. Ok, il tessuto mi piace tanto il colore. Vabbè, adesso ve lo faccio vedere indossato. Questo qui è il maglione. Non mi convince tantissimo perché fa questa cosa qui, cioè che si ristringe qua. Non lo so, voi che dite? Carino? Promosso o bocciato? Cioè, il tessuto è morbido, ci sta. Guardate le maniche come sono. Boh, sono io che non ho mai indossato una cosa del genere, però non è proprio male. Solo che non me lo vedo proprio addosso. O il colore, forse il colore, perché forse questi colori non mi stanno proprio bene. Non lo so, ditemelo nei commenti. Poi abbiamo questo. A parte che sono fissata con il verde, però cioè è anche una rana. Per quando ci si trucca, io non l'ho mai avuto e ho sempre macchiato i capelli, ma con questo è tutto più bello, più semplice. Poi ho comprato delle buste nuove, cioè delle buste per spedire cose. Lo metto un attimo a Grace che lo vuole. Farti vedere. Ah, che bella! Fai crac crac. Fai crac crac. Cra, 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 cra. Dai, ne compro un altro per Grace anche. Così andremo in giro così. Andiamo avanti. Vediamo un po' cosa prendo. Pesco. Allora, questo qui. Che è... Questo è uno stampino in silicone per fare una tartaruga. Per la resina. Spero che venga bene perché non ho mai fatto delle cose così grosse e mi piaceva troppo la tartaruga. Poi vi farò sapere in un vlog. Un altro stampino, Grace intanto con un altro stampino, questa volta ci sono i, perché ho un sacco di idee, questa volta ci sono gli orsettini per fare gli orsetti gommosi di resina, cioè quindi non gommosi, però sono troppo carini. Poi ho comprato tanti di questi cosi perché a parte che mi servivano degli elastici. Questi sembrano anche troppo carini. Guardate. Li ho comprati da mettere tipo in regalo con una cosa, una collana che acquistate. Tipo, se acquistate una collana blu, ve ne metto uno blu. Perché io solitamente metto le caramelle. Soltanto che magari non molte persone mangiano le caramelle, o magari qualcuno è allergico. Quindi, per non sbagliarmi, i, come si chiamano? Crunchy, non so il nome, e tipo stavo anche pensando di farli da me, però per ora questi qua sono stra carini, cioè morbidi e carini. Poi ho preso queste con la ciotolina e sono delle maschere che sono micro, però si mettono in faccia, delle maschere per la faccia. Che metti un liquido qui per farti una maschera così fatta in casa, oppure compri un liquido, non lo so, devo capire un po'. E
sono tipo 50, penso. 50 è scritto in cinese, però sta il numero 50, quindi sono 50. Siccome mi ero trovata bene con le maschere di Sephora, ho pensato di farmele da me. Vediamo che cosa viene, che cosa esce. Andiamo avanti con questo pacchettino. Pacchi nei pacchi, non capisco. Vediamo un po'. Guardate questo, che bello. Non è rotto, ok. Ne ho presi due così, mi piacevano troppo, li uso tantissimo. Allora, sono curiosa di sapere che cosa c'è qui dentro. Vediamo. Comunque il pacco è sempre ben tenuto. Ah, ok, allora questo qui è per la cucina. Praticamente metto, che ne so, dentro la cipolla e me la trita con una corda. Eccola la corda, ok, che... Questo è pericoloso, quindi lo tolgo subito dalla vista di Grace, però fa così. Dovrebbe funzionare, spero, vi farò sapere, lo laverò ovviamente. No, no, questo è pericoloso. Sono viva, i miei occhi stanno bene per fortuna. Questo qui lo metto in cucina e lo uso solo lì. Ovviamente tipo terrò la mano qua per usarlo, così non salta in aria. Andiamo avanti. Ok, allora prendiamo questo, vediamo cos'è. Ok, allora questo è per il mio lavoro. Sono tanti glitter. Pensavo fossero più grandi, cioè guardate la mia mano. Sono tipo così piccoli, perché comunque molte persone li usano anche soltanto per le unghie. Sono tantissimi, di ogni tipo, di ogni forma, e costano pochissimo, quindi guardate i cuoricini che carini. Questa cosa è un po' particolare, un po' strana, che dovevo assolutamente comprare e provare. Allora, guardate, questo coso si dovrebbe, cioè si mette in testa, non so come, si penso, così tipo. E poi devo arricciare tutti i capelli qui dentro, tipo per dormire, poi forse li devo mettere così, non lo so, devo capire. E poi il giorno dopo mi sveglierò piena di boccoli naturali e la proverò in un video, vi farò sapere. Questa qui è la mia prima borsa di Shein. Vediamo un po'. Allora, sinceramente pensavo fosse più grande. Non ho letto le misure. Cioè, pensavo tipo fosse così. Non così. Non è male. Alla fine io non metto chissà cosa dentro la borsa. Non so mai cosa mettere. Allora, questa qui sembra una borsa. Cioè, è carina. Però la vedo un po' troppo piccola. Adoro il colore che ha, perché è verde. E ha anche un borsellino a parte per mettere boh, cuffie o qualsiasi altra cosa. Si attacca così. Questa qui è la borsa. Adesso vabbè, è tutta schiacciata, quindi magari usandola diventa un po' più carina. L'ultima volta che ho comprato su Shein, a giugno penso, avevo comprato questa cover. Siccome si è già rovinata usandolo tutti i giorni, ho comprato un'altra. Guardate che carina questa. Sempre verde ovviamente, con i fiorellini. Vediamo un po' com'è. Il mio cellulare è diventato più bello un'altra volta. Mi piace davvero tanto, con il cuore qui. Poi copre benissimo le telecamere. Poi ho preso questo cerchietto, che è, non pensavo fosse così sottile. Da, vabbè che sì. Ah no, si allarga, ok. Cioè sì, ok, niente. Eccolo qui. Questo è bellissimo, cioè a parte i miei capelli che sono un casino, usandolo come cerchietto, un po' da aggiustare, cioè li puoi mettere come vuoi questi cosi, però tutto sommato è carino, che così è carino. Poi ho preso altri pennellini, perché mi sono trovata stra bene con quelli che avevo già preso, e quindi ne ho presi degli altri. Piano, Grace. Ah, Grace. Sono di meno rispetto a quelli di prima. Grace si è fregata questo. Mio, adesso è mio. E sono più piccolini a vederli. E guardate qua, cioè, sono trasparenti. Così. Cioè, alla fine non è difficile farlo con la resina questo. Cioè, quasi quasi mi metto a vendere pennelli. No, comunque è troppo bello. Mi piacciono troppo. Se l'è messo da sola. Vabbè, allora, poi ho preso questi qua, che sono bigodini normali, soltanto che su Shein stavano molto meno rispetto che su Amazon altre parti, e sono uguali. Non voglio sbagliarmi. Comunque anche questi li voglio provare, non li ho mai provati in vita mia.
e li proverò in un altro video. Ok, allora qui ci risiamo perché penso che sia una cosa che avevo già comprato. Vediamo un po'. Infatti questo qui l'avevo già comprato nello scorso video di Shein, che l'ho ricomprato perché Grace me l'ha completamente distrutto. Mentre mi stavo truccando, lei l'ha preso, l'ha distrutto. Devo stare molto attenta quando mi trucco. Io. Guardate, vabbè, i colori sono gli stessi. Questo qui è nuovo e me lo terrò caro caro. È lo stesso dell'altra volta e cioè davvero mi trovo stra bene con questi colori. Grace, che stai facendo? Ok, penso che qui siano uscite un po' di letterine. Ho preso delle lettere per il lavoro e sono uscite un po', però sono carine. Ci sono delle lettere per ogni colore, posso scrivere tipo nomi, cose personalizzate comunque. Non vedo l'ora di provare tutte queste cose. Ok, poi ci sono queste cose che volevo assolutamente provare. Unghie finte. Ho preso anche la colla perché ho tipo visto delle recensioni. L'adesivo non funziona molto bene, si staccano, mentre con la colla possono durare anche settimane. E niente, le proverò. Cioè, guardate come sono le mie unghie. E sinceramente volevo provare queste, vedere come mi trovo, tanto alla fine magari le userò soltanto per i video eccetera, non per tutti i giorni. E niente, mi piacevano queste tantissimo perché sono verdi e c'è il fiorellino, c'è la margherita, mi piace troppo. E poi ho preso anche queste che hanno un'altra forma. Adesso non sono l'esperta delle forme, però sono diverse. C'è tipo questa punta, questa invece tagliata. Sentite, non sono l'esperta delle forme di unghie, però sono comunque verdi tutte e due. Finalmente questo qui lo volevo comprare già da tanto ed è un blush, questo qui. Ho preso, oddio, questo colore qui. Spero che non sia troppo scuro per me. E guardate che carino. Come si apre? Ah, ok, niente, si gira. Vediamo. Oh. Vorrei fare un video a parte con i trucchi che compro su Shein. Perché allora io non ho mai usato il blush, sinceramente. Forse lo usavo quando ero più piccola. E vorrei ricominciare a usarlo perché vedo un sacco di persone che lo usano. E una volta mi ero tipo arrossata qui, penso al mare, non lo so. E mi piaceva. Ho pensato, me lo compro direttamente così lo posso fare quando voglio. Cioè questa arrossatura qui. Allora, questo sempre per il mio lavoro perché è un sacco di idee, come ho detto. Li userò per fare una base. E poi faccio le diverse collane, orecchini, eccetera. Allora, questa è per... Volevo comprarmi anche quella penna per farmi le lentiggini. L'ho vista su Shein. A parte che ho visto delle recensioni un po' così. Però, cioè, io ce l'ho le lentiggini, quindi non avrebbe molto senso farmele così. E quindi non l'ho comprata. Comunque, eccola qui. Ah sì, vabbè, sì, è per le sopracciglia. E questo è... il pennarello, non lo so, devo capire. Comunque guardate, le mie sopracciglia sono davvero orribili e spero che abbia azzeccato il colore. Sì, il colore azzeccato. Ok, poi ho preso questo che è praticamente una cosa per pulire gli occhiali, perché sì, io gli occhiali mi trovo davvero male con la pezzetta normale, quindi ho visto che questi sembrano carini, puliscono in questo modo. Aspettavo qualcosa di meglio, però. Allora, poi c'è questo che devo provare in un altro video. Queste cose io le usavo da piccola per fare il tuffo. Adesso non so se qualcuno le usa ancora, però appena l'ho visto ho detto no, ma che ricordi. E sono tipo delle ciambelle e si fa un non tuffo, chignon. Oddio, come si chiamano? La cipolla, come si chiama? Non lo so. Comunque ci sono tutti gli elastici, tra l'altro io che servono elastici, perfetto, e anche le forcine. E niente, sono di diverse grandezze, piccolino, grande, medio, e li proveremo assolutamente. Questo è un altro vestito, lo andiamo a provare subito. Allora, questo me lo stavo mettendo io, ma poi mi sono accorta, ma è un po' piccolo, non è che ho sbagliato misura? È per Grace questo, quindi un attimo che quando si sveglierà, perché adesso dorme, vi faccio vedere con questo cardigan verde che ho comprato davvero carinissimo. Quindi aspettate un po' e poi arriva Grace con questo.
Eccolo qui il cardigan per Grace e devo dire che è bellissimo. Davvero lo adoro, anche Grace, è comodissimo, è perfetta la taglia. Fallo vedere davanti. Cioè, guardatela. Mi piace davvero tanto e comprerò altri vestiti per Grace sicuramente perché mi piace tantissimo. Questo qui è una cosa che già ho, soltanto che l'avevo presa su un altro sito. E niente, anzi mi sembra anche migliore qui su Shein, sinceramente. Cioè, guardate, comunque è uno stampino. Comunque sono fantastici gli stampini di Shein per fare la resina. Questo qui è un altro trucco. Oddio, ma che capelli ho. Questo qui, scusate se i miei capelli vanno un po' ovunque, ma davvero mi devo comprare assolutamente una piastra, così me li aggiusto. E devo imparare a farmi delle pettinature, non lasciarmeli sempre così. Comunque, questo qui, dicevo, è un altro trucco. È bruttissimo stare senza unghie, cioè me le sono appena tagliate tipo super corte e non riesco a fare niente. Questo qui è, sono tipo dei glitter, se li apro spero che non vadano ovunque. Comunque, ah, ma è tipo liquido, ok. Eccoli qui. Questo è il colore per gli occhi. Fantastico. Poi, allora, questo qui è difficile da spiegare, ma praticamente sono... non so come spiegarlo. Sto pensando di creare dei block notes di resina, cioè soltanto le copertine di resina, e questi sono gli anelli. Ok, spero che abbiate capito. E ho pensato di utilizzare non gli anelli di metallo, ma degli anelli di plastica. Cioè, non di plastica, sì, di plastica. Degli anelli trasparenti, così più carino. Allora, poi queste qui sono sempre per la resina. Sono tipo cose, piccole stelle marine, conchiglie piccoline. Penso che siano finte comunque, però sono carine per fare i lavoretti. Ok, questo penso che sia un altro vestito. Cioè, una maglietta, non lo so, adesso lo provo. Allora, qui si vede tutto completamente perché è trasparente. L'ho presa tipo nel reparto autunnale invernale. È molto, cioè è trasparente praticamente, quindi io così non uscirei. Andiamo con questo che è tipo enorme e so già che cos'è perché è la prima volta che l'ho acquistato. Come io, invece delle borse uso gli zaini. Zaini non tipo di scuola, zaini borsa, non so se avete presente. E mi trovo molto meglio perché non devo portare la borsetta così o trafolla che mi dà fastidio e i capelli si incastrano. Quindi opto sempre per gli zaini. Volevo provare a comprarlo su Shein. Ok, un po' un casino per aprirla, ma non è proprio una brutta cosa alla fine. Così non ci rubano niente. Poi inoltre c'è anche la cerniera. Questa da mettere per metterlo come zaino. Ci sono tutte queste cose dentro. Pulirò io dopo tanto. E penso che poi potrò portarlo anche come borsa tranquillamente, però io lo porto come zainetto. Tipo questo qui è il mio, quello che sto usando in questi giorni. Questo qua l'ho comprato su Vinted e questo è di Shein. Ok, qui c'è un altro trucco. Allora, tutti questi trucchi me li provo direttamente in un video tutto a parte. Adesso mi scrivo che devo fare questo video, se non me lo dimentico. Allora, che cos'è questo? Non mi ricordo. Ah, è tipo... Allora, questo qui dice multifunzione, quindi alla fine lo puoi usare come vuoi. Però ho visto le persone che lo usano tipo o illuminante o anche fare tipo ombretto, ed è tipo un ombretto liquido. Non sono molto brava con i trucchi. Lo proveremo anche noi. Comunque è carinissimo il packaging. Tutto così, con questi colori. Poi dovreste toccarlo per capirlo. Cioè, fantastico. Un altro stampino. Questo qui, cioè, guardate che carine. Cioè, delle conchiglie da fare. Ormai, vabbè, l'estate è finita, quindi un po' in ritardo. Però sono comunque carinissime. Un altro stampino ancora. Alla fine i miei regali di compleanno sono per il mio lavoro. Però li trovavo troppo cari. Ah no, non è uno stampino. È sempre comunque qualcosa che c'entra col lavoro. È tipo un misurino piccolino, sempre in silicone. Carinissimo perché è troppo piccolino. E niente, io uso quelli grandi. Siccome uso poca resina alla fine, questo qui è perfetto. Qui c'è una cosa, ma penso che abbiate capito, forse. Andiamo ad aprire insieme. Scarpe Shein! Non pensavo, cioè non, ho detto ma le compro o no, le compro o no. Non sembrano male comunque, io innamorata.
sono belle. Spero che il mio numero sia azzeccato, perché comunque magari cambia un po' da negozio a negozio, però lo spero davvero. Però guardate che belle. Allora, si era spenta la macchina fotografica, non sono riuscita a finire, non mi ricordo nemmeno cosa stavo dicendo. Comunque stavamo all'ultimo oggetto, che erano queste scarpe, quindi adesso le proverò anche. Allora, ecco le scarpe, vabbè, le metto sul letto perché tanto sono nuove. Sono un po' strette, sinceramente. Non sono proprio male, però sono strette, cioè non posso andare. Però le sento un po' strane. Magari faccio il reso anche delle scarpe. E niente, le cose sono terminate. Sono state davvero tante e ne avevo in mente tante altre da comprare, perché là ci sono un sacco di cose che vorrei comprare, ma poi diventano troppe. Proviamo tutte queste cose e poi vediamo di fare un altro ordine, ma magari tra qualche mese, non lo so. Mi vedete un po' qui brillantinosa perché ho già provato il prodotto, volevo un po' vedere com'era. L'ho messo davvero poco comunque. E niente, spero che questo video vi sia piaciuto, lasciate un like, un commento e iscrivetevi al canale. Vi ricordo, giù in descrizione c'è il mio shop online dove vendo collane fatte a mano da me, e seguitemi su Instagram qui. Noi ci rivediamo in un prossimo video. Ciao a tutti!